Dunque, mi sembra di capire che è da più di una settimana ormai che ci siamo accorti che in controtendenza col dato nazionale il dato delle infezioni della città di Milano è molto preoccupante, non è per niente in discesa. Continuo a vedere conferenze stampa e gente che dice il dato è preoccupante, oggi abbiamo avuto il doppio degli infetti di ieri, con lo stesso numero di tamponi anche oggi, mi sembra di capire, ma nessuno che dice che vuole fare qualche cosa. Chi ha intenzione di fare qualcosa? Come abbiamo intenzione di gestire questa situazione? Abbiamo intenzione di gestirla semplicemente dicendo ci rimettiamo al vostro buon cuore, state a casa, mi raccomando, non uscite di casa, state a casa. Io sono a casa da 5 settimane, tanti come me sono a casa da 5 settimane, non escono fuori dalla mia finestra, è pieno di gente che va a fare la spesa 3 volte al giorno, gente che porta i cani, gente che porta i bambini, gente che vuole sbrigare pratiche, gente che compra cose. E polizia, carabinieri, vigili, ausiliari della sosta che tutto l'anno ci dicono: avete fumato troppo, avete bevuto troppo, avete parcheggiato troppo più in là, siete fuori troppo tardi. Adesso dove sono tutti? Chi gestisce la situazione della gente che fuori se ne sbatte il cazzo? I dati che vediamo tutti i giorni che riguardano la regione Lombardia e la città di Milano probabilmente sono dati approssimativi, sono dati finti, i dati reali saranno 10 volte di più, ma da questi dati finti dipende la nostra quarantena vera, i dati finti aumentano la nostra quarantena vera. E se dobbiamo stare a casa, allora qualcuno si vuole occupare di far stare a casa veramente la gente o dobbiamo continuare a rimettere alle coscienze, stare a casa e guardare fuori dalla finestra che è pieno di gente che va in giro, se ne sbatte il cazzo e poi sentirci dire che purtroppo dobbiamo stare ancora a casa? Signore, noi stiamo a casa e staremo a casa, ma non ci potete tenere a casa per sempre. O ci fate stare a casa tutti 2 settimane e poi ci liberate, oppure un giorno ci libereremo da soli e poi saranno cazzi vostri.